Leonardo Tosoni della Skylab Studios. Abbiamo visto quanto si possa veramente guardare con occhi diversi la storia, l'architettura, l'archeologia di una città attraverso la realtà aumentata. Quali sono i punti di forza della realtà aumentata e come si costruisce? I punti di forza della realtà aumentata, soprattutto nel caso della nostra realtà aumentata, è quella di creare un aspetto esperienziale. Non è più solo esclusivamente un intrattenimento legato a un telefono che si appoggia o si avvicina ad un'opera d'arte, ma è proprio il concetto dell'esperienzialità che deve uscire fuori, ossia utilizzare questo strumento e renderlo un'esperienza, quindi che possa dare la possibilità alle persone di sognare dietro ad un'opera d'arte, a scoprire dietro ad un'opera d'arte che cosa c'è. Perché spesso e volentieri queste cose rimangono piuttosto piatte, quindi noi ci siamo basati tantissimo proprio su questo, sul cercare di creare un livello di esperienzialità in più che possa dare contenuti alle persone che usufruiscono di questi servizi. Quindi questi sono i vantaggi, diciamo, per l'utente, per il cittadino, il turista. I vantaggi invece per una città, per un'amministrazione che magari ha un grande patrimonio, insomma, come tante città in Italia. Ma quello che abbiamo visto nel tempo è una volta che all'interno di una città, ad esempio come Tarquinia o Città della Pieve, che sono i casi che stiamo seguendo proprio adesso, l'intervento della realtà aumentata dà la possibilità al turista di rimanere almeno 2 ore in più sulla città. Superando le 2 ore, perché diventa una caccia al tesoro cercare in giro per la città questi elementi che diventano interattivi. Questo che cosa dà? Le 2 ore in più danno la possibilità di o fermarci a pranzo o a cena o addirittura dormire, e quindi garantire all'amministrazione un servizio, uno strumento che sia più forte e appetibile anche da un punto di vista turistico. Questo. Ultima domanda, Leonardo, qual è il valore per te, la tua azienda, di avere partecipato a questa iniziativa? Ma per noi partecipare a queste iniziative è sempre un valore incredibile, per un semplice motivo: presentare, avere la possibilità in un palcoscenico così importante, presentare progetti che nascono da una piccola cittadina come la nostra, che nonostante sia un patrimonio dell'UNESCO rimane comunque una piccola cittadina. Oggi, grazie a questi eventi, abbiamo avuto la possibilità di avere una visualizzazione a livello internazionale e portarci, come accadrà la prossima settimana, ad Amsterdam per presentare insieme ad un'azienda che si chiama Ditec un parcometro che dà il resto con sistema realtà aumentata, e poi andare a Barcellona per studiare una soluzione interattiva per Casa Batlló, per la Sagrada Famiglia e per la Fondazione Gaudí. Questo per noi è una cosa che sarebbe stata impossibile senza questo tipo di evento. Grazie, grazie mille. Grazie.